Grazie colonnello. Adesso incontreremo un ospite, un'amica, una persona che ha lavorato nel mondo dello spettacolo, un'attrice cinematografica, ha fatto film di successo, ha lavorato con registi importanti. Si pensa sempre che chi insomma fa un lavoro così diverso abbia diritto a forse una vita più privilegiata, una vita con meno affanni. In realtà purtroppo ogni giorno la storia ci racconta anche di persone famose che sono costrette a stribolare per questioni che riguardano il loro matrimonio, i figli o la loro vita privata. E purtroppo è accaduto anche nel caso dell'ospite che adesso incontreremo, un'attrice che ha, fra le altre, dovuto affrontare una lunga battaglia per riabbracciare le sue figlie. La incontreremo, ci faremo raccontare da lei la sua storia, ma prima sentiamo una scheda di riepilogo realizzata da Raffaella Notariale. Ah, sei tu, Romy? Certo che sono io. Aspettavi qualcun'altra? Cinzia Bonfantini è stata un'attrice. Ha lavorato con Ugo e Ricky Tognazzi e ha recitato accanto a Nino D'Angelo. Ma poi la sua vita privata ha preso il sopravvento su quella artistica. È successo che a 6 anni dalla nascita il padre di una delle sue figlie si è rifatto vivo, chiedendo prima la prova del DNA della piccola e poi l'affidamento. Cinzia racconta che l'uomo l'ha poi accusata di maltrattamenti e, come se non bastasse, contro di lei, per una questione di eredità, sono sopraggiunte anche le denunce di alcuni suoi familiari. Contestazioni che sono giunte al tribunale per i minorenni e in seguito alle quali le bambine della donna sono state affidate a un istituto di suore. Cinzia è stata accusata anche di violenza carnale e ha dovuto affrontare un calvario burocratico per poter dimostrare la sua innocenza. Ci è riuscita nel 2005, quando l'incubo è cessato e la donna ha riabbracciato le figlie. Ed eccola qua, la protagonista di questa vicenda umana, Cinzia Bonfantini. Cinzia Bonfantini, come stai? Bene. Occhi bellissimi, occhi meravigliosi, una bella carriera, il set accanto a tanti attori famosi, Tognazzi, Paola Quattrini, ti abbiamo visto con Nino D'Angelo. Hai lavorato con registi come Vanzina, insomma, una vita professionale gratificante. E tu come avevi, quando hai cominciato? Come avevi cominciato a lavorare? Nel 1980 ho iniziato, prima con una scuola di teatro e poi pagavo la scuola di teatro lavorando nei fotoromanzi e quindi piano piano. Vari... Però, insomma, avevi iniziato una carriera di soddisfazione. Come appunto dicevo prima, non sempre la vita privata e quella professionale poi vanno di pari passo. Nella vita privata hai cominciato ad avere qualche problema. Tu avevi già una figlia, se non sbaglio. Sì. Una figlia. Poi hai incontrato un'altra. Dopo tanti anni, sì. Tanti anni, hai incontrato un'altra persona. Sì. Con la quale hai intrapreso una relazione e a un certo punto ti sei trovata ad aspettare una nuova creatura. Sì. E che è successo a quel punto? Niente, praticamente il papà della bambina non l'ha accettata fin dall'inizio, quindi ovviamente mi è stato chiesto di abortire. E io francamente non avevo nessuna intenzione, perché mia figlia comunque l'ho desiderata. E quindi rifiutato, giustamente? No, mi sono rifiutato, ho portato avanti il discorso da sola, perché comunque le responsabilità erano le mie, visto che lui non da sola, nel vero senso della parola, perché lui dal primo giorno si è dileguato, sparito a un certo punto, tranquillo proprio. Quindi tu hai portato avanti questa gravidanza, lui è riapparso a un certo punto, non mi ricordo male, e con neanche buone intenzioni. No, tra l'altro con una citazione nell'ottobre del 98, dove chiedeva appunto il riconoscimento della bambina. No, lui ritornò all'attacco con l'aborto, no? Per farsi dopo sei mesi, sì, assolutamente. Ancora, in strada mi ha bloccato, eccetera. Però, insomma, ho continuato a portare avanti la gravidanza. Da lui non l'ha riconosciuta? Assolutamente no. Quindi tu te l'hai voluta, l'hai avuta e te la sei... Cresciuta. Dopo quanto lui è riapparso? Nel 98, quindi praticamente dopo circa 6 anni. Dopo 6 anni? 6 anni. Cioè per 6 anni lui non ha mai voluto, cercata, vista? Assolutamente. E dopo 6 anni che cosa voleva? Il riconoscimento e l'affidamento di mia figlia. Ma c'è un motivo per cui? Sicuramente, mio papà era deceduto, quindi forse pensava che io avessi ereditato
delle somme di denaro, insomma, e invece no, purtroppo per lui questa eredità non è mai arrivata, per cui a quel punto io credo che insomma ha cominciato a dirne di cotte e di crude. No, però questa richiesta di riconoscimento, alla quale tu ti sei opposta, fra l'altro... All'inizio sì, cioè fino in Cassazione, sì, è vero. Hai provato a non fargliela riconoscere dal perché momento... comunque non si è presentato con amore nei confronti della bambina. È una citazione, tutto ciò che è stato detto in quegli anni, insomma, non è stato semplice. Però la legge gli ha dato ragione. Sì. Certo. La legge gli ha dato ragione, ha detto che lui era il padre, lui ha avuto il riconoscimento della paternità e quindi ha cominciato a frequentarla. Sicuramente, io mi sono resa disponibile con i servizi sociali a 360 gradi, cioè qualsiasi cosa, tetto azzurro, servizi sociali, tribunale dei minori, incontri con gli assistenti sociali, con psicologi, cioè gli incontri protetti venivano fatti regolarmente. E tu hai avuto poi la sensazione però che in questi incontri lui parlasse male di te? Sicuramente, perché a mia figlia comunque, a parte che non accettava il fatto che io stessi nella saletta con la bambina insieme a lui e i servizi sociali, perché lui diceva io ho il diritto di padre, il mio diritto di padre è stare da sola con mia figlia. Però quando stava da solo con sua figlia di fronte al servizio sociale lui diceva tua madre ti ha plagiata e poi altre cose comunque sia. Insomma, certo, sì. Quelle cose che sappiamo evitiamo. Non fanno bene. No, alla bambina non facevano alla bene, bambina assolutamente. Fanno bene e certamente. Anche perché comunque mia figlia aveva anche diverse reazioni fisiche come asma, eccetera, cioè proprio in quei momenti. Oh, tra l'altro, tu prima accennavi alla morte di tuo papà. Sì. E a questa eredità che poteva essere stata un'esca, un miraggio, certo, insomma, per quest'uomo. Certo. In realtà questa eredità non solo tu non l'hai avuta, ma ha causato anche denunce penali da parte di mia madre, di mia sorella, di due commesse. Mi è stata notificata 88 giorni dopo questa denuncia. Io fortunatamente in un giorno ho recuperato tutto quanto il materiale e documentazione che io avevo. L'ho presentata la controdenuncia. Francamente non è che ci ho capito tanto, io so solo che dicevano che molestavo nel negozio, non lo so, questo dichiarano loro. Infatti ho fatto una controdenuncia e non solo io appunto da imputata sono andata a finire a parte lesa, ma sono state condannate queste quattro persone. Una al carcere, una al falsa testimonianza e due persone in contumacia. Quindi la tua innocenza in questa fantasiosa cosa è stata dimostrata. Sì. Poi anche il papà in quel periodo mi fece una denuncia penale, pure lì sono andata assolta. Sono partite delle lettere da uffici pubblici dove appunto si parlava di me in modo molto negativo, mi si pennellava quasi come... non lo so, un bandito, un marziano. Beh, tu sei stata accusata, l'abbiamo sentito anche nella scheda e abbiamo anche sentito che poi sei stata prosciolta. Ma prosciolta no, perché comunque sì, a me spiegazioni non mi sono state date, né prima, né durante, né poi. Cioè, io è vero che ho presentato documentazione del centro di igiene mentale, dei certificati, dei carichi pendenti, le prove della droga, e ho presentato tutte le fotografie, tutti i contratti dove io lavoravo con gli Zard a fare la cameriera nei loro teatri, però questo non è bastato, questo non è stato sufficiente. No, ma dicevo, c'era un'accusa grave fra le tante che ti hanno montato addosso. C'era l'accusa di avere maltrattato tua figlia. Sì, sì. Com'era sì. Nata questa? Allora, intanto in quella settimana tra il 17 e il 23 di luglio 2003 doveva essere firmato un decreto da parte del tribunale dove decidevano se le bambine sarebbero rimaste con me o sarebbero entrate in comunità. Il 22 di luglio io ho portato le mie bambine al... Ecco, scusami, quando parli di bambine non parliamo della grande le due piccole, le due ma piccoline. Ma ce n'era un'altra che nel frattempo era nata ed era molto piccola. Certo. Non ovviamente con quel signore, insomma, assolutamente. Con il quale non avevi più avuto. E praticamente la bambina è stata presa, appunto andava in questo centro estivo,
è stata presa, tolta dal gruppo, messa in una stanza e gli è stato chiesto perché aveva questo livido e se io la maltrattavo. Inoltre, la responsabile del centro gli ha dato un pacchetto di palloncini colorati e gli ha detto non dire nulla a mamma. Il pomeriggio sono andata a prendere le bambine con l'educatrice familiare che già da 2 anni frequentava la mia casa, 3 volte alla settimana, per cui io venivo controllata a 360 gradi. E di fronte all'educatrice familiare è stato riferito da mia figlia tutto quello che era accaduto. L'educatrice familiare non ha fatto niente, non ha detto niente. Io le ho detto anche, ma come è possibile una cosa del genere? A me sembra una cosa grave questa. Sono andata a casa con le bambine, però francamente sai, noi mamme come siamo, rimurginiamo, pensiamo, oddio che sta succedendo, qualcuno mi vuole mettere in mezzo, cioè sta cosa. Io ho pensato, se io porto domani mattina le bambine di nuovo lì, io sono sicura che non le trovo. Cioè io ho pensato che me l'avrebbero levate da lì. Invece che ho fatto? Ho portato le mie figlie, insieme alla polizia chiamata da me, le mie figlie in un ospedale per farle refertare, per farle controllare. Quando stavo dentro... Per dimostrare che tu non avevi fatto benissimo, nulla allora. Ho preso io le mie figlie, ho chiamato io la polizia, sì. Perché io, secondo me, la polizia serve proprio per... cioè, anche per aiutare il cittadino, l'onesto cittadino. Beh, no, certo, quello fanno, però giusto? Poi ci sono tribunali dei minori, servizi sociali, ecco, sai quando sono ecco. Di mezzo i bambini. Sono quindi io mi affido alla polizia, mi affido a... Che cosa è successo? Praticamente siamo entrati in questo studio dove c'erano altri medici con questa cartella in mano. Il medico ha detto, ma chi ha detto violenza carnale? E mi guardavano, e guardavano le bambine. E io a quel punto avevo capito che qualcuno aveva riferito che io avevo abusato delle mie figlie. Però all'ospedale hanno detto, ma chi ha detto questa cosa è un pazzo. Mi hanno fatto il referto dove risultava che mia figlia aveva un piccolissimo livido sulla coscetta, perché giocano i bambini con le biciclette, eccetera. E mi hanno rimandato a casa. Questo sarà successo intorno alle 2 di notte, insomma, sono sincera, insomma, siamo andati tardi perché comunque la paura aumentava. Certo. La mattina alle 9:30, suonano alla porta, sono l'assistente sociale, che non era poi la stessa che ci seguiva in quel periodo, non so perché non ci fosse. Mi può aprire la porta? Io pensavo per chiarire questa situazione, invece come ho aperto la porta sono entrati i poliziotti che hanno preso subito le bambine che strillavano, urlavano e a me mi hanno afferrato sia loro che gli infermieri del 118 e mi hanno portato in un ospedale fuori Roma, psichiatrico. Perché? Insomma, perché avevi portato via le bambine non avevano un mandato perché no. Non le avevi portate via dall'istituto? No, le bambine stavano con me, vivevano con me. Non le avevi riaccompagnate? No, non erano ancora entrate in istituto, non erano entrate mai in istituto. Allora perché le bambine portartele via? Non avevano un mandato, non c'era neanche la prova che ci fosse niente, stata una violenza, niente, me l'hanno portate via. Io sono andata a finire appunto nell'ospedale psichiatrico fuori Roma, mi hanno tenuto 2-3 ore, ero in pigiama, senza documenti, mi hanno tolto le chiavi di casa, non avevo soldi, per cui io da Frascati ho dovuto fare l'autostop per tornare. In pigiama di notte? In pigiama, no, era di mattina, Senti, le bambine quanto tempo sono state lontane da te? Un anno, 18 mesi. 18 mesi, poi tu sei riuscita a dimostrare... Io ho continuato a comportarmi come mi sono sempre comportata. Ho sempre, anche in quei 18 mesi, andavo a trovare le bambine, me le davano un mese, poi me le rilevavano, me le ridavano, me le ritoglievano. Però alla fine le hai avuto. Certo, ma certo, però non è cambiata la mia vita, prima, durante e poi. Certo. Cioè, io ero così prima. No, era per dire, insomma, cosa può capitare quando situazioni familiari complicate
si accavallano, possono causare addirittura che due bambine vengano strappate. In tutto questo il papà è andato una volta a trovarla nell'istituto. Poi sono ritornate da te, la vita di Cinzia è cambiata, la sua carriera si è interrotta, però quella di mamma no. Ecco, questa è la cosa più bella. Mi dispiace Cinzia, spero che le bambine non abbiano conseguenze da tutto questo, che possiate recuperare il tempo perduto. Grazie a Cinzia Bonfantini, grazie a voi, ci vediamo domani alle 11.